Il tagliamento è impiegato contro il nono corpus dell'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia. Va comunque precisato che, non essendo il nono corpus una formazione partigiana, ma un vero e proprio esercito nazionale con una struttura ben definita, non sarebbe corretto definire l'operato del tagliamento come esclusivamente diretto contro le formazioni partigiane, ma come un reparto impiegato in guerra contro un esercito nemico. Già nel febbraio 1944, infatti, a Faedis, da parte proprio del nono corpus, subiscono uno degli attacchi più massicci, supportato anche da mortai. Il tagliamento riesce comunque a resistere. Nel combattimento, oltre alle numerose perdite slovene, cade anche il comandante Radomir Milutinovic. Il 2 aprile il reggimento viene spostato a Tolmino, Montespino e Canale di Sonzo, dove si trovano affiancati dai bersaglieri del battaglione Mussolini. Numerosi sono in questo periodo gli scontri con il nono corpus, tra cui la battaglia di Tarnova del gennaio 1945, a cui presero parte anche reparti della decima MAS. Nell'aprile 1944 il reggimento ottiene la definitiva denominazione di Reggimento Alpini Tagliamento, costituito dai tre battaglioni: primo battaglione alpini Isonzo, secondo battaglione alpini Vipacco e terzo battaglione misto alpini e bersaglieri Natisone. Il reggimento opera con presidi in varie zone della pedemontana e della bassa friulana, effettuando numerose azioni di rastrellamento antipartigiane, in particolare nel Tarcentino e nelle zone di Nimis, Taipana e Lusevera. Il diario del reggimento segnala numerose catture di partigiani, sempre consegnate ai comandi tedeschi, e la cattura a Tor Viscosa di 15 prigionieri alleati evasi dal locale campo di prigionia e anch'essi consegnati ai tedeschi. Come risulta sempre dal diario del reggimento, il 22 marzo 1944 Globocnik in persona visita il comando del reggimento e nell'indirizzo di saluto il colonnello Zuliani dice: «Plaudo all'unione delle risorgenti forze italiane ai camerati germanici, unione che è conseguenza necessaria e logica degli identici scopi perseguiti dal nazismo e dal fascismo e dall'amicizia che stringe Hitler e Mussolini». E aggiunge così la conferma della sua adesione agli ordini dei tedeschi. «Io mi obbligo, con la mia parola d'ufficiale e di soldato, di combattere virilmente e valorosamente con le formazioni militari tedesche e di eseguire incondizionatamente e senza esitazione gli ordini ricevuti». Per tutta l'estate del 1944 continuano numerosi gli attacchi da parte dei reparti del nono corpus sloveno contro i capisaldi del tagliamento, soprattutto presso le falde del Monte Nero e del Monte Spino, subendo numerose perdite, tanto che il 10 luglio 1944 49 uomini di un distaccamento del reggimento situato a Camina viene catturato al completo da 300 partigiani. In quella giornata era in vigore un armistizio momentaneo concordato tra le autorità tedesche e partigiane slave. Di conseguenza la vigilanza degli alpini è ridotta. Addirittura alcuni partigiani hanno il permesso di parlamentare col maresciallo del distaccamento, il quale è subito freddato a tradimento. Il tentativo di resistenza si rivela vano e costa altri alpini caduti. I 49 prigionieri risultano dispersi, molto probabilmente fucilati. Nessuno dei responsabili fu mai perseguito dalle autorità italiane, né tantomeno da quelle jugoslave. Il 22 agosto 1944 un gruppo della compagnia comando reggimentale partecipa a un rastrellamento nel Tolminese, che si conclude fruttuosamente con oltre 123 caduti sloveni e la cattura di 37 prigionieri, tra cui due commissari politici e il comandante della 17ª Brigata Slovena, Frank Uršič Josko.
Tra marzo ed aprile 1945 ci sono gli ultimi e più duri attacchi sloveni contro le posizioni del Tagliamento, che tuttavia resistono fino al 27 aprile. Nei combattimenti contro le formazioni partigiane jugoslave e italiane, l'unità perde 720 uomini tra morti e dispersi. 608 sono i feriti e 45 gli assassinati a guerra finita. Il reggimento si scioglie ufficialmente a Spignon il 30 aprile 1945. Alcune aliquote ripiegano fino a Cividale del Friuli, dove concludono un accordo con il comandante Aldo Specogna della brigata partigiano Osoppo e che vede 173 dei restanti uomini del reggimento alpini Tagliamento passare con la brigata Osoppo. Alle ore 13 del 1 maggio 1945 i primi partigiani della brigata Garibaldi entrano nella città di Cividale da Borgo di Ponte insieme ai militi repubblicani con il fazzoletto verde al collo inquadrati nei reparti della Osoppo che ha ormai una consistenza molto esigua. Nel frattempo i tedeschi continuano a ritirarsi a piccoli gruppi isolati lungo la strada che conduce a San Pietro al Natisone. Anche per i restanti uomini del reggimento ci sarà poi lo scioglimento a San Pietro al Natisone, dopo il rientro dei reparti dislocati e radunati di proposito nella propria sede di comando anche per proteggere l'intero territorio intorno a Cividale del Friuli. In particolare andranno in congedo dal 7 maggio 1945 i superstiti alpini del primo e secondo battaglione e i bersaglieri del terzo battaglione. Nel dopoguerra, Ermacora, Natale, Zuliani e altri militi del reggimento verranno processati e il loro comandante sarà condannato dal tribunale di Udine e successivamente radiato dall'esercito. È interessante notare che molte sentenze di condanna di appartenenti al reggimento alpini Tagliamento equiparano le azioni contro i partigiani sloveni o contro il nono corpus a quelle contro i partigiani italiani. Zuliani verrà poi scarcerato a seguito dell'amnistia nel settembre 1946, ritrovandosi in disagiate condizioni economiche insieme alla moglie Olga Vidoni, sposata ad Artegna il 23 febbraio 1924. Pur in pessima salute, riesce a lavorare quale agente di commercio per qualche anno. Zuliani muore a Udine il 28 giugno 1958.